Allora, diamo un attimo quello che è il programma, l'organizzazione della giornata. I temi che affrontiamo oggi sono legati alle, diciamo, alle comunicazioni delle holding e questo è il menu del giorno. Allora, io parlerò un'oretta scarsa, intorno alle 10:30 circa passerò la parola a Silvia. Che introdurrà il tema caldo che è quello delle comunicazioni. Allora, io di cosa parlo? Cosa ci sto qua a fare? Beh, faccio presenza e faccio due, affronto due questioni. La prima è il 162 bis del TUIR, cioè innanzitutto la definizione. Cioè, vediamo quando sono holding ai fini delle comunicazioni all'anagrafe. Per cui la prima analisi è: sono holding in senso tecnico, nel senso del 162 bis? Se la risposta è no, non lo sono, teoricamente potreste chiudere il vostro convegno qui e andarvene a casa. Basta, la parte successiva non vi interessa più. In realtà, se siete qui, perché probabilmente o vi interessa comunque, o comunque la risposta è sì, siete holding. Se siete holding, avete delle conseguenze, delle modeste e, devo dire, in fin dei conti, banali conseguenze fiscali, di cui parlerò io. E invece delle meno banali conseguenze a livello di comunicazione. Fermo restando che il nostro approccio non è mai quello di fare terrorismo. E se per caso qualche comunicazione fosse scappata, Silvia segnalerà che insomma siamo anche in un bel momento perché c'è anche il tema della regolarizzazione degli errori formali all'interno della quale rientrano anche queste casistiche. Quindi insomma, mettete sul piatto 200 euro e insomma, la questione si risolve, ecco, tutto sommato, ovviamente facendo anche la comunicazione, e questo è. Quindi sostanzialmente noi cosa faremo? Quindi la prima oretta scarsa, fino a 10:30, definizione, due o tre parole sulla qualche aspetto fiscale della holding, le conseguenze legate anche a questa definizione e poi il cuore delle comunicazioni. Faremo una pausetta, come diceva Roberto, intorno a metà del nostro cammino. Vi invitiamo a porre quesiti. Uno è già giunto via mail, ce l'ha girato Luca e verrà affrontato da Silvia dopo, che è proprio una questione relativa alle comunicazioni. E Silvia lì viene citato anche una pagina del libro, quindi occhio che siamo sei, per la pagina di scritta Luca, sei sotto controllo, siamo sotto attenzione, bene. E allora direi che mettiamo temporaneamente in panchina Silvia per un primo momento e Buon lavoro avviamo a dopo. la nostra videoconferenza. Silvia poi tornerà a curare tutto sommato anche in fondo il cuore di questo intervento. Allora, innanzitutto la definizione di holding, perché holding a volte può essere definita in modo tecnico, cioè ci sono delle norme, tipo non so, l'articolo 87 e 89 del TUIR sulla PEX, plusvalenze, dividendi, che a volte sì, vengono associate alle holding, ma in realtà lì riguardano le società che detengono partecipazioni, quindi in realtà lì non c'è una definizione puntuale, perché non è richiesta dalla norma. Il 162 bis fornisce in realtà delle definizioni precise, che vengono poi utilizzate dal legislatore in vari ambiti. Quando noi guardiamo il 162 bis, però, è bene anche vedere quali sono i nostri vicini di casa. Perché così vediamo anche qual è il mondo che confina col nostro, anche perché a volte può capitare, vedremo dei casi in cui scivoliamo dentro anche questo mondo un po' particolare. Allora, l'articolo 162 bis stabilisce che la definizione di holding vale ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IRAP, quindi ha una portata generale questa definizione. Devo dire che sicuramente vale per l'IRAP. Sicuramente vale, ad esempio, per le comunicazioni all'anagrafe. Se siete holding in questo senso farete le comunicazioni all'anagrafe, però non ha una valenza totalizzante. Ad esempio, anche se oggi non affrontiamo il tema, ma se il socio di una holding fa un conferimento, quindi non stiamo guardando la holding, stiamo guardando il socio che fa un conferimento, potrebbe trovarsi ad applicare l'articolo 177,2 bis, norma a realizzo controllato per conferimenti di partecipazioni qualificate. E lì ci sono delle regole particolari che riguardano le holding, ma lì non si usa questa definizione. Allora, quando è che uso questa definizione? Il principio sancito dall'Agenzia delle Entrate è che questa definizione che adesso studiamo si guarda
quando giudichiamo le conseguenze per la holding. Cioè, io sono holding in base a questa norma? Sì, e allora io, che sono holding in base a questa definizione, sarò tenuta a fare le comunicazioni all'anagrafe. Oppure io, che sono holding in base a questa definizione, sarò tenuta a pagare l'IRAP con delle regole un po' particolari. La norma distingue tre casistiche: gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, che sarebbero un po' le holding, diciamo, delle banche, e la lettera C, che è il nostro mondo, messo anche in grassetto, le società di partecipazione non finanziaria, sarebbero le, diciamo, le holding di famiglia, le holding industriali. Gli intermediari finanziari si suddividono in quattro sottopunti. Tra l'altro, la lettera A e i vari punti 1, 2, 3 e 4 li trovate anche nella norma. Vedete il punto 1, il punto 2, 3 e 4. Allora, il punto 1 comprende quelli che classicamente noi conosciamo come intermediari finanziari, quindi le banche, le SIM, gli istituti di moneta elettronica. Tra l'altro, interessante anche una risposta interpello che commenteremo dopo. L'Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il caso di un IMEL, Istituto di Moneta Elettronica. Sono quelle che classicamente noi conosciamo come banche affini. Le casistiche successive dei numeri 2 e 3 sono ipotesi un po' più marginali. I 2 sarebbero i Confidi minori e i 3 sarebbero gli operatori del microcredito. Gli operatori del microcredito. Allora, sono soggetti iscritti in appositi albi. In appositi albi. Diciamo che chiaramente si caratterizzano i Confidi minori per essere dei soggetti che non hanno un controllo diretto da parte della Banca d'Italia, ma che fanno capo a un capofila che poi questo appunto è così legato alla questo è, subisce il controllo della Banca d'Italia. Poi abbiamo il punto 4 che desta un po' di perplessità perché sembra tutto sommato un doppione rispetto alla lettera B. Perché la lettera B è relativa alle holding degli intermediari finanziari, società che esistono in via esclusiva o prevalente, poi si pone il problema di capire cosa vuol dire prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, quindi in tutti i soggetti della lettera A. Ma se guardiamo anche il numero 4 ha qualcosa di simile, solo che è parziale. Il numero 4 riguarda le holding del numero 2 e 3. Vedete, anche il numero 4 riguarda le holding degli intermediari finanziari, ma escluso il numero 1. Sia chiaro che il punto 4 è un di cui della lettera B. Evidentemente è stato enucleato perché c'è qualche norma in giro che fa puntualmente riferimento a questa previsione. Quindi, signori, abbiamo le banche e gli affini, numero 1, Confidi minori, operatori del microcredito, le holding del numero 2 e 3. E poi abbiamo le holding di tutti quanti. Un'ultima osservazione che va fatta, tuttavia, è relativa a una voce che io ho trascurato, capogruppo di gruppi bancari. Allora, tenete presente che, siccome le capogruppo dei gruppi bancari sono qui indicate, allora le capogruppo dei gruppi bancari sono anch'essi intermediari finanziari. Quindi la holding della banca è anch'essa una banca. La holding della banca è anch'essa una banca. Però ci deve essere il controllo. Quindi c'è una società Alfa che controlla una banca, quella Alfa non è una holding lettera B, è anch'essa un intermediario finanziario numero 1 lettera A. Quindi quando è che abbiamo la lettera B? La lettera B ce l'abbiamo quando abbiamo holding.